L'ospedale Giovanni XXIII di Bari doveva essere un'eccellenza del territorio, ma a quanto pare sembra che la regione non abbia alcun interesse sulla questione. E quanto affermato dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Picaro e Ventola, che hanno effettuato un sopralluogo incontrando dirigenti medici e operatori sanitari. Si opera, proseguono, in assoluta emergenza. Ma noi abbiamo fatto una... Abbiamo raccolto le sensibilità facendo una serie di giri e hanno evidenziato che c'è un problema strutturale, ci sono problemi organizzativi, ci sono problemi logistici, addirittura devono operare al policlinico portandosi gli strumenti dall'ospedaletto al policlinico, cose inaudite rispetto a degli interventi importanti e seri che vanno anche a mancare di dignità rispetto a chi opera ogni giorno e quotidianamente con degli spostamenti che fanno anche autonomamente. Criticità che sarebbero anche amministrative, con un capo dipartimentale che non viene nominato, aggiungono dal 2017. Interrogazioni ed audizioni per avere chiarezza e prendere provvedimenti, sostengono, non mancheranno. Qualche mese fa la Giunta regionale ha approvato l'istituzione di due nuove aziende ospedaliere sulla carta, nominando pure dei commissari, mi riferisco a quella di Lecce e quella di Taranto, quando invece avrebbe dovuto, mantenendo gli impegni assunti in campagna elettorale, dare veramente autorevolezza ad una struttura che va avanti ottenendo degli ottimi risultati grazie e solo esclusivamente alla dedizione del personale che ci lavora. Qui non c'è un'organizzazione amministrativa, questa sembra una dependance del policlinico, grazie alla presenza di medici autorevoli.